Aspettiamo funzioni tutto. Buongiorno a tutti. Ringrazio Alberto per avermi invitato qui. Ringrazio tutti i componenti di Porte Aperte, che ho conosciuto anche solo tramite internet di fatto negli ultimi mesi. Ringrazio il carissimo Andrea Smi, detto Zio, senza il quale probabilmente non ci sarebbero, diciamo, soluzioni così di qualità. Azzardo un po' il termine. Allora, quello che tratterò un po' oggi sono dei nuovi aggiornamenti dei lavori che testimoniano anche un continuo processo di miglioramento. Quello che cerco di fare è di non darmi proprio un punto d'arrivo, ma di vedere il tutto come un processo in continua evoluzione. E anche il numero di aggiornamenti che chi ha a che fare con questi plugin riceve credo testimonio questa tendenza. Ok, vediamo. Posso farlo andare perché sembra quasi che quelli di Linux abbiano lanciato una maledizione. Ok, funziona. WordPress per le pubbliche amministrazioni. Due parole su chi sono, che è anche di fatto la domanda che mi viene più spesso rivolta. Ho 20 anni, appena compiuti, nato a Bergamo, liceo scientifico, quindi esperienza di programmazione diciamo nulla, studente di ingegneria informatica all'Università di Bergamo e vivo a San Pellegrino Terme. Vivo a San Pellegrino Terme, un bellissimo paese da Germania che ovviamente vi invito a visitare, e proprio San Pellegrino Terme è anche la chiave un po' che mi ha permesso poi di arrivare qua. Il sito del comune di San Pellegrino Terme è un sito che fino a qualche anno fa era in mano un'azienda, era un sito diciamo un po' povero, quasi statico, e nel 2011-2012 ho deciso con l'amministrazione, col comune intero, di proporre una soluzione in WordPress. Ho fatto tutto gratuitamente e questo diciamo è il risultato. Il risultato che è interamente fatto con WordPress ha permesso ovviamente una riduzione dei costi che non si traduce solo come il non costo per fare il sito, ma pone le basi per un futuro che non dipenda da aziende. Se c'è qualche modifica da fare si può fare, è WordPress, quindi non sono neanche tenuti a chiamare me per farlo. Così anche per le scuole, scegliere WordPress non vuol dire solo risparmiare e fare il sito, che la cosa di per sé è relativa, ma vuol dire proprio avere uno strumento in grado di dare l'indipendenza all'ente. Il sito ha permesso un raddoppio di visualizzazione rispetto a una soluzione completamente proprietaria e ha permesso anche un qualcosa che va oltre la burocrazia, per esempio gli eventi in formato open data. Ovviamente ci sarebbero tante funzioni che non sto qua a elencare, diciamo. Questo per dire che WordPress non dà solo valore aggiunto al sito e non toglie niente. Lo stesso sito è classificato secondo WordPress al mondo, nella classifica internazionale, e quindi testimonia anche come una pubblica amministrazione possa avere un sito, diciamo, di qualità. Quindi WordPress per la pubblica amministrazione ad alti livelli e senza alcun compromesso. Io e Porte Aperte su Web è un rapporto un po' nato, diciamo, per caso. Avevo iniziato col Comune di San Pellegrino Terme a fare il plugin amministrazione aperta, che era una legge del 2012, poi diciamo che si è un po' modificata, un po' annullata con il decreto 33/2013 sulla trasparenza. Avevo iniziato a fare amministrazione aperta e da lì diciamo che ho capito un po' come funzionava tutta la creazione del plugin e lo sviluppo. Lì diciamo che è stato sì un successo, ma neanche troppo. Poi è arrivato il decreto 33/2013, allora mi sono detto sì, potremmo fare una cosa analoga anche per la sezione della trasparenza. E quindi nasce appunto il plugin amministrazione trasparente. Rilasciato il 4 luglio 2013, la sera stessa faccio una ricerca su Google mettendo amministrazione trasparente WordPress, vedo che nessun altro ha avuto la stessa idea, nessun altro ci sta pensando. Rifaccio la ricerca mettendo amministrazione trasparente tra virgolette e mi compare Porte Aperte su Web, mailing list, Yahoo. E questo è il primo messaggio che ho lanciato, che poi grazie anche e soprattutto Alberto e Renata Durighello sono un po' riusciti a farmi entrare in questo gruppo e anche a sfruttare quello che avevo fatto, sfruttare ovviamente in senso
senso positivo. Il passaggio successivo è stato quello riguardo la WGP, è stato un lavoro più che presentato, annunciato a SMAU del 23 ottobre 2013, e da lì, a fine novembre, inizio dicembre, il lavoro è diventato realtà. Ad oggi quindi ci sono due macro soluzioni distinte, che sono amministrazione trasparente, rilasciato un po' con il nome tecnico nel 2013, e AWGP XML a fine 2013. Abbiamo statistiche che dicono che a ottobre 2013 amministrazione trasparente, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, circa 4 mesi, non ha fatto neanche 1000 download, e ad oggi a maggio ne ha fatti 7500. Un stesso ragionamento per AWGP, qua i grafici testimoniano anche un picco ovviamente a fine gennaio, ovviamente vanno letti un po' diversamente perché quello a destra ha una scala doppia, nel senso che quello a sinistra su scala 200, quello a destra su scala 400. Questo per dire che ci sono, che sono in rapida crescita. Queste sono le statistiche del forum, di un mini forum che avevo creato di supporto, attivo mi sembra da fine gennaio. Ieri sera l'ho spostato su un altro sito che poi, su cui poi spenderò due parole. E anche qui dà un po' l'idea di quanto queste soluzioni non solo siano utilizzate, ma siano anche partecipate attivamente. E quindi nasce un po' il progetto WPGov, che non è nient'altro che un marchio che ho dato a tutti e due i plugin, ne è arrivato un terzo bello aggiornato stanotte, e questo WPGov sarebbe un progetto un po' con lo scopo di rendere WordPress un qualcosa di davvero utilizzabile per la pubblica amministrazione. Le soluzioni sono tre: amministrazione trasparente, AWGP, amministrazione aperta. Sono tutte e tre ovviamente disponibili nel repository ufficiale, rilasciate gratuitamente, open source, hanno al loro interno parecchie ore di lavoro non solo mie ma di tutti i membri di Porte Aperte. E queste tre soluzioni, unite poi anche all'albo del caro Ignazio Scimone, permettono proprio di avere tutte le funzioni necessarie per rendere WordPress una piattaforma unica e indipendente. In particolare questi lavori permettono di assolvere al decreto legislativo 33 2013, hanno una struttura avanzata di categorizzazione, AWGP XML per i bandi di gara, un'amministrazione aperta che fino ad oggi ha gestito solo contributi e concessioni, ma da oggi, di fatto, ha anche supporto per incarichi e consulenze. Due parole che vanno di moda in questi anni sono la vision e la mission. Credo che possano essere comunque adattate in un'ottica, diciamo, di comunità, e quindi questa sarebbe la vision un po' del progetto WPGov e di tutta la comunità Porte Aperte. In pratica l'obiettivo sarebbe quello di offrire agli enti pubblici soluzioni, diciamo, standardizzate che tendono a unificare i siti, semplici, gratuite, ma che al contempo non causano compromessi e danno solo di fatto valore aggiunto. Tre parole di base: flessibile, veloce aggiornamento, semplice da installare. Flessibile perché sfrutta tutte le, diciamo, le funzioni native di WordPress, quindi magari chi è più smanettoni, chi ha più conoscenze può benissimo modificarli o farli diventare anche portali più avanzati. Per esempio c'è un'azienda della quale non mi ricordo il nome, che sotto alla tabella di AWGP ha messo una lista proprio di tutte le gare, adesso non mi ricordo bene su quale base, però ha di fatto messo del codice che prendi custom post type e li visualizza tutti sotto. Questo semplicemente per dire che tutto il lavoro è facilmente modificabile e implementabile. Altra parola, veloce aggiornamento, basta un click. Andrea ne sa qualcosa, visto che ha aggiornato tutto un attimo fa. Le soluzioni semplici da installare e utilizzare, per installarle bastano 10-20 secondi come tutti i plugin di WordPress, e per essere configurate e utilizzate qualche minuto. La mission sono poi i vari passi che mi piacerebbe
dare a Ubigove a porte aperte. Come primo passo sarebbe la promozione di buone pratiche, l'incentivazione di un qualcosa di collaborativo verso un CMS open source. In questo primo passo porte aperte ci ha sicuramente centrato, e la riconferma è la numerosa gente che siete voi di fatto. Secondo passo è creare un progetto ad hoc che vede WordPress come framework per lo sviluppo di siti, fornendo garanzie e supporto e senza lasciare quindi gli enti allo sbaraglio. Praticamente l'intenzione è quella di far rete. Terzo passo è poter contare su una rete di utilizzatori in grado di avere un ruolo attivo nella promozione. Attivo che non vuol dire solo segnalare problemi, ma vuol dire anche dare consigli, suggerimenti, proposte e comunque diciamo entrare in un'ottica di condivisione. Quarto passo è promuovere WordPress come piattaforma autonoma e magari anche privilegiata per la PA, per via di tutti i vantaggi che indubbiamente offre. Quindi si passerebbe da non più una promozione di applicazioni per WordPress, ma WordPress come applicazione. Questo vuol dire che l'intenzione non sarebbe quella di dare soluzioni a chi sceglie WordPress, ma sarebbe di dare una soluzione unica agli enti che vogliono passare all'open source e migliorare la propria comunicazione sul web. WP.gov, c'è l'indirizzo www.wpgov.it che di fatto adesso è ancora un po' vuoto, però conto di farci passare tutta la documentazione e i forum di supporto in modo proprio da avere un punto di riferimento fisso che abbia una sorta di marchio che non sia riconducibile a una persona fisica quale potrei essere io o altri. Ovviamente appunto l'intenzione è quella di avere un qualcosa che possa apparire anche più serio a non solo a scuole ma anche altri enti. A chi è rivolto? Diciamo un po' tutti, a tutti gli enti che credono in queste paroline inglesi un po' strane, un po' dal XXI secolo. Open government, information, transparency, un po' di tutto insomma. Qua ho messo una stima degli enti, anche se è proprio stima, perché dati ufficiali non ce ne sono, diciamo sono dati un po' ufficiosi, dati anche dalle ricerche su Google, si possono fare quelle un po' particolari per vedere cosa salta fuori di fatto. Al momento gli utilizzatori maggiori ovviamente sono le scuole di porte aperte, c'è una fetta di altre scuole su cui preferirei non spendere troppe parole, anche perché ci sono interessi dentro tipo troppe volte, e poi fortunatamente sono anche altri enti come comuni, società, comunità montane e anche USR Lombardia e, se non sbaglio, USR Veneto e USR Emilia Romagna. Questo appunto per dire che non è una soluzione apposta, non è una soluzione limitata alle scuole, ma una soluzione per tutti gli enti. Questi sono quattro esempi di quattro siti che utilizzano questi plugin. Abbiamo un istituto superiore di Messina, Comune di San Pellegrino Terme, USR Lombardia e qua in fondo la Camera di Commercio di Sassari. Ci sarebbero anche altre aziende, però la lista sarebbe davvero interminabile. Quanto è potente? Un'altra domanda che salta fuori spesso, perché a volte si crede che una soluzione diciamo ad hoc possa essere migliore di una open source, e questo non è sempre vero. In questo caso ovviamente no. La domanda riguardava più che altro sui limiti che potrebbero avere questi lavori. I limiti di fatto non sono imposti, dipende tutto dal servizio di hosting. In questo caso potete vedere, non so se si legge, sì, si legge abbastanza, è un file XML generato da un'azienda della Lombardia con 4660 gare. Un file XML che si avvicina ai 5 mega, quindi ha richiesto anche un uso intensivo del servizio di hosting. Però questo è appunto per dire che non ci sono limiti di utilizzo, dipende tutto dalle macchine che lo eseguono. E anzi, usando WordPress le funzioni native, proprio i limiti dei nostri plugin sarebbero proprio i limiti stessi di WordPress.
gov.it sono, e quindi il nuovo marchio dei tre plugin, ho deciso di avere, di fornire un pannello unico per tutti e tre i plugin, condivisione per schede, appunto per testimoniare un qualcosa di unico e non soluzioni divise. Altre novità che troverete già nei siti WordPress da oggi, lanciate ieri sera e stamattina durante l'incontro di stamattina, le ho sistemate perché avevano ancora qualche, necessitavano ancora qualche ritocco. E un'altra novità è avere tutti i tipi di dato insieme, non più sotto articoli o sopra media, ma proprio in un blocco unico. A messo trasparente, questa funzione purtroppo non ho ancora avuto il tempo di implementarla, comunque per tutti i siti di porte aperte avrà nelle pagine di archivio degli appositi filtri che permetteranno di avere visualizzazioni più complesse, come una divisione per mese, una divisione per anno e una ricerca anche nelle sezioni più veloce, un po' come quello che ha fatto i cari compagni. La novità più corposa è amministrazione aperta, è anche quella un po' più richiesta, perché in questo plugin, che fino ad oggi ha permesso l'inserimento di contributi, concessioni e di spese, e da oggi potranno essere inseriti con questo anche incarichi e consulenze. Il plugin è stato, l'ho rivisto un po' perché era anche, ho sviluppato tanti mesi fa, parecchi mesi fa, e quindi ha una nuova immagine, ha un po' rinnovato, proprio per farlo arrivare anche sullo stesso piano degli altri due, perché era quello più inutilizzato, mentre gli altri due hanno un numero di download dai 7.000-8.000, questo ha appena superato i 1.000, quindi è stato un po' trascurato. Altra novità di amministrazione aperta, anche questa arriverà a breve, sarà la possibilità di avere dei grafici statistici per le spese, probabilmente anche per gli incarichi, e sto studiando qualcosa anche sui bandi. L'idea è proprio quella di avere, diciamo, statistiche che testimoniano quanto i dati che i vostri enti inseriscono con WordPress siano riutilizzabili e siano aperti. Non a caso, in tutte le tabelline che vengono generate tramite shortcode potete esportare in PDF, in Excel, in XLS, CSV, un po' di tutto praticamente. Sono dati proprio che non hanno vincoli. Quindi vi inviterò ovviamente a installare questi tre nuovi plugin che hanno fatto uno scalo di versione. Siamo passati a versione aperta 3, a UCP XML5, a versione trasparente 4. Ok. Allora, Marco mi ha chiesto di stargli vicino per avere un conforto morale e io lo metto subito in imbarazzo. Hai parlato di questi tre plugin, non hai dato informazione del quarto, che mi sembra sia tuo, sempre, WP Attachment, giusto? Quindi persona molto, molto modesta, è un plugin che funziona abbastanza bene. Dovresti dire perché le scuole nei loro siti, per i loro obblighi normativi, dovrebbero preferire i tuoi plugin e non altri, anche gratuito o a pagamento. Che cosa hanno di più? Che cosa assicurano? Ok, di sicuro assicurano un futuro, assicurano che anche essendo supportati da porte aperte sono in continuo miglioramento. Perché un ente dovrebbe scegliere questi? Sicuramente perché non comportano un costo, perché non danno vincoli di un'azienda. Come si diceva anche stamattina, se un ente va da un'azienda poi si potrebbe trovare anche problemi nel riutilizzo dei dati una volta che dovesse cessare il contratto con questa azienda. Queste soluzioni appunto danno comunque più certezze, oltre al risparmio. Io desidererei dire qualche parola in più
degli aggiornamenti che hai fatto. Prima avevamo amministrazione trasparente, poi c'è stato anche la VCP, un plugin che non solo assicura la pubblicità che è obbligatoria in base al decreto legislativo 33, ma non ci dimentichiamo della legge del 2012, e vi sono degli obblighi delle pubblicazioni che si sovrappongono e in qualche caso rappresentano anche dei doppioni. Per cui in base alla legge del 2012 bisogna pubblicare sul sito tutte le spese che vengono fatte. Amministrazione trasparente dice invece che i dati debbono essere aggiornati semestralmente. Con l'utilizzo del plugin di Marco noi abbiamo la possibilità, con una sola operazione, di adempiere agli obblighi sia della legge del 2012 che del decreto legislativo del 2013, perché mettendo dei link nelle barre laterali o in delle pagine che vengono ben identificate, questo plugin dà la possibilità di generare il file in XML, quello che entro il 31 gennaio bisogna mandare alla VCP, ma di far visualizzare in una pagina scelta da voi, una pagina prestabilita, la tabella di tutte le spese effettuate. E quindi questa tabella potrebbe essere effettuata e potrebbe essere utilizzata anche per dimostrare gli adempimenti della legge del 2012. Inoltre, stamattina si è parlato dell'obbligo dell'anagrafe delle ditte, ci sono varie possibilità di ricerca con dei link sia sull'oggetto della gara, gara intesa come spesa in senso lato, anche le minute spese per quanto riguarda